Alberto Tega, una squadra di Serie C, Alberto, che vuole emergere a tutti i costi. Ci ha provato l'anno scorso, però c'era il Campobasso che non era una qualsiasi. Ci riproverete anche per restituire lustro a una bella tradizione che il Montesilvano vorrebbe ricreare, rigenerare? Sì, sì, certamente. Sono due anni, due stagioni. Due anni fa abbiamo chiuso il campionato terzi, l'anno scorso secondi, e quest'anno cerchiamo di centrare l'obiettivo, anche perché ecco, il Montesilvano mi sembra che proprio dal 2005 l'ultima campionato di Serie B, e l'allenavo proprio io, l'ultimo campionato di Serie B. E sarebbe bello, la squadra c'è, cioè, la squadra di quest'anno è una squadra giovane, deve lavorare. Abbiamo perso rispetto all'anno scorso Alberto Di Silvestri, che è andato con l'Impavida, però siamo riusciti a ingaggiare Mario Vita, che l'anno scorso ha militato a Pagliete in Serie B. Poi sono anche altri due giovani che stiamo in corso di tesseramento. E niente, la squadra è competitiva, è giovane, come ripeto, deve fare esperienza, deve migliorare tecnicamente, e con qualche rinforzo potrebbe tranquillamente fare un campionato di Serie B. Domenica 24 ottobre, prima di campionato, esordio interno al Pala Roma, ore 18? Ore 18, sì. Contro Fortitudo Teramo, Cetias Montesilvano, Fortitudo Teramo, come finirà? Proviamoci. Ma 0-0 non lo puoi dire. Sono due anni che ci scontriamo spesso, le partite sono sempre finite a 3-0 a favore nostro, sia andata che ritorno. E noi sulla carta stiamo meglio di loro, quindi il risultato dovrebbe essere quasi scontato. Poi sul campo la palla è rotonda, non si sa mai.